bentornati al Fai da te di Antonietta. Oggi spiegheremo come creare a casa la famosa giardiniera. Cos'è la giardiniera? È un misto di olive, sedano, cipolle e carote che è amata da tutti, dunque chiunque non conosce la giardiniera è buona, fatta in casa. Il procedimento è un po' lungo perché ha bisogno di molti giorni, specialmente le olive, per perdere il loro sapore acidulo, però il risultato è fantastico. Alla fine avrete una giardiniera fatta in casa da voi, molto buona, molto gustosa. Vediamo il tutorial che vi presenterò. Gli occorrenti per questo tutorial sono batticarne, olive verdi e tagliere, gambi di sedano, carote e cipolle, aceto bianco, olio di semi vari, sale. Pestiamo le olive con il batticarne ed estraiamo il nocciolo centrale. Ripetiamo il procedimento per tutte le olive. Mettiamo a mollo le olive per 10 giorni, avendo cura di cambiare l'acqua tutti i giorni. L'operazione di cambiare l'acqua nei 10 giorni renderà le olive più saporite, togliendo il sapore acidulo delle olive crude. Questa operazione, vi raccomando, per 10 giorni ogni giorno. Trascorsi i 10 giorni, lasciamo scolare l'acqua in eccesso. È ora di preparare gli ingredienti per la giardiniera. Prendiamo i gambi di sedano e tagliamoli a tocchetti. Dopo averli sciacquati, immergiamolo nell'acqua salata. E portiamo a bollore per 10-20 minuti. In un recipiente laviamo le carote, tagliamole anch'esse a rondelle. Scoliamo il sedano. Facciamo la stessa operazione delle carote anche con le cipolle. Prendiamo un recipiente e creiamo una marinatura per le olive e altri ingredienti con 2 bicchieri di acqua, 1 bicchiere di aceto. Immergiamo a marinare le olive. Insieme alle carote, il sedano sbollentato, le cipolle e un cucchiaio di sale. Facciamo riposare il tutto per 24 ore. Dopo 24 ore di marinatura e scolate dalla salamoia, le olive sono pronte per essere conservate in barattoli sterilizzati. Una volta riempito il barattolo, aggiungere l'olio di semi fino all'orlo. Richiudere bene il barattolo in modo da mantenersi saporite a lungo. Buon appetito! Come abbiamo visto, non tutti conoscono il procedimento delle olive, quelle dei 10 giorni di cambiare l'acqua, di sostituire l'acqua nuova. È un po' lungo il procedimento, però alla fine ne vale la pena, specialmente per il loro sapore gustoso delle carote, dei condimenti ed anche dell'olio stesso, perché è l'olio che dà quel sapore molto forte alla giardiniera. Farla in casa è facile da fare, dai, non è difficile come avete visto, e l'importante è avere gli ingredienti dell'olio e dell'aceto, perché l'aceto, quando fate
marinatura e molto cambia il sapore. Batti molto le olive, dà quel sapore più dolce delle olive. E anche l'olio di semi, mi raccomando, non olio d'oliva, olio di semi, perché mantiene molto fresca la giardiniera per molti anni. E questo procedimento di conservare le olive si fa nel tempo. Infatti gli antichi nostri progenitori usavano molto conservare le olive e altre sostanze tipo i pomodori, le acciughe, sempre sott'olio per mantenerli freschi per molti anni. Io vi saluto, una buona serata, speriamo che il tutorial sia stato utile per al desiderio di avere una giardiniera fresca fatta in casa con le proprie mani. Ci vediamo al prossimo, ciao!